Buonasera, rieccoci ancora qui nel nostro telegiornale. Il focus, come vedete, lo stiamo realizzando all'esterno. Ci troviamo davanti alla Basilica di San Nicola con il priore Padre Ciro Capotosto. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. 65 anni fa, con precisione 25 novembre del 1951, veniva affidato all'Ordine Domenicano la Basilica di San Nicola. Ci racconti questa storia? Sì, una data memorabile per l'ordine domenicano e direi anche per la Basilica, perché la Basilica nel Novecento ha conosciuto due transizioni importanti. Innanzitutto, da Basilica Palatina divenne una Basilica Pontificia. Prima grande transizione. La seconda transizione, da un capitolo di canonici, passa ad un ordine religioso. E quindi questo è molto significativo ed importante. E questo ha dato vita ad una serie di iniziative, una ripresa, una rivitalizzazione dell'intera vita della Basilica di San Nicola. Ecco, la città di Bari è stato un po' il palcoscenico, no, di tutte le attività realizzate dall'Ordine Domenicano. Certamente, bisogna dire che nella città di Bari, prima dell'arrivo dei domenicani a San Nicola, c'era un'altra presenza domenicana presso la chiesa di San Francesco da Paola, ora Santa Maria del Rosario, in piazza Garibaldi. Quindi già negli anni 30 c'era quella presenza che ha coesistito sino al 1982 con quella della presenza dei domenicani a San Nicola. Padre, in tutti questi anni abbiamo assistito, come dire, all'internazionalizzazione del culto di San Nicola nel mondo, un po' l'ambasciatore, no, della nostra città, della nostra regione. Sì, è stato soprattutto grazie all'opera e all'iniziativa dei diversi priori e rettori che si sono succeduti all'interno, alla guida di questa basilica, che la figura di San Nicola è stata rivalorizzata, è stata portata all'attenzione di tutta la cristianità. Quindi è stato grazie alla loro intraprendenza che si è riusciti in questo progetto di dar maggiore lustro e maggiore diffusione al culto di San Nicola nel mondo, facendolo proprio e soprattutto sulla sua universalità. Vedremo intanto che cosa prevederanno le celebrazioni in onore di San Nicola in vista del 6 dicembre. Facciamo però un passo indietro le celebrazioni invece per questo 65esimo anniversario. Ebbene sì, si tratta di ricommemorare attraverso due episodi significativi le giornate del 24 e 25 di novembre, la vita, un po' l'affidamento, l'atto di affidamento della Basilica ai Domenicani. Il 24 di novembre avremo alle ore 17:30 in questa Basilica la presentazione di un volume realizzato dal padre Gerardo Cioffari, lo storico della Basilica, questa volta su San Domenico e non su San Nicola, perché lui ha consacrato, possiamo dire così, la sua vita alla ricerca critica sulle fonti di San Nicola. Però il metodo è lo stesso, la ricerca delle fonti su San Domenico. Quindi ore 17:30 di giovedì prossimo, 24 novembre, primo momento. Alle ore 20:30 un concerto di musica sacra tenuto dal nostro direttore del coro, ecco, darà anche la possibilità di vivere spiritualmente questo evento. Si chiama Armonia Sacra e sarà il maestro Sebastiano Giotta a tenere questo concerto di musica sacra, accompagnato al pianoforte dal maestro Vincenzo Cicchelli. Il 25 invece di novembre, 25 alle ore 18:30, avremo una celebrazione eucaristica presieduta dal nostro arcivescovo, che è anche il delegato pontificio per la Basilica, che ricorderà l'atto di affidamento della Basilica all'ordine domenicano. Priore, insomma, quel 25 novembre del 1951 segna l'inizio di una nuova era, dicevamo, ma la vera svolta arriva con il Concilio Vaticano II, perché? Sì, il Concilio Vaticano II, il movimento soprattutto ecumenico, la svolta dovuta a questo movimento ecumenico, perché qui cominciarono ad arrivare gli osservatori del Concilio, soprattutto dal mondo russo, per venerare San Nicola, il santo della Chiesa in divisa. E allora questi visitatori venivano qui a Bari ed erano ben accolti dai frati, i quali poi, ritornati a Roma in concilio, riportavano ai cardinali che li avevano inviati qui a Bari, delle buone referenze sui frati. E sicché quindi all'interno di questo movimento si è creato proprio una svolta. Ci è stato detto, dovete occuparvi non solo della cura materiale della Basilica, ma soprattutto dell'accoglienza da portare a questi fratelli ortodossi. E questo ha creato una nuova era all'interno della vita della Basilica, perché nel 1966 è Il 5 stato, maggio 5 maggio, è stato creato
un altare ortodosso, perché all'inizio gli ortodossi venivano qui da noi, però non celebravano sul nostro altare, i rapporti erano ancora un po' freddi. E quindi il primo momento è stato questa creazione di un altare ortodosso, per consentire a questi nostri fratelli, che venivano qui a venerare San Nicola, di poter celebrare secondo il loro rito. L'altro grande momento di questa svolta ecumenica e nel 1969, quando fu creato l'Istituto di Teologia Ecumenica, un istituto dedicato alla conoscenza dell'Oriente cristiano, perché dall'Oriente si può conoscere meglio la vita della Chiesa e soprattutto la vita della Chiesa primitiva, come coesistevano diversi riti senza conflitti, senza contrasti. E l'impegno ecumenico, lei ha ribadito oggi, resta ancora la sfida per il terzo millennio? Certamente, certamente lo dicono i papi e lo dice la vita della Chiesa stessa. La sfida per San Nicola e soprattutto per la vita della Chiesa del terzo millennio, in questo primo scorcio del terzo millennio, è l'ecumenismo, l'accoglienza dell'altro. Il pellegrinaggio anche resta uno come dire, dei pilastri, no? Anche del culto di San Nicola, che aumenta soprattutto con l'abbattimento del comunismo. No? Certamente, certamente, soprattutto dopo gli anni 90 si è visto questo arrivo massiccio di pellegrini russi, ma soprattutto anche di altre nazionalità, dalla Georgia, dalla Romania, ecco, che vengono qui a San Nicola per venerare appunto San Nicola, santo della Chiesa indivisa. Priore, ne abbiamo parlato qualche mese fa, oggi lo ha ribadito anche il governatore Emiliano, si sta lavorando perché Bari diventi il nuovo palcoscenico, no, dell'incontro tra il Papa e il Patriarca russo Kirill. Sì, è una prospettiva, è una idea alla quale si pensa e sulla quale si riflette, è una possibilità che si può realizzare, perché qui a Bari, avendo proprio e facendo leva su San Nicola, è possibile realizzare quello che altrove resta difficile. Ecco, il patriarca Kirill, se Dio lo vuole, se la provvidenza lo permette, potrebbe venire qui a venerare San Nicola se le condizioni si creano, perché lui è venuto già altre volte da metropolita. Ora, se venisse da patriarca, segnerebbe un ulteriore passo nel cammino della comunione, la sua visita. Una nuova era, indubbiamente, certamente, anche per la storia. Ce lo auspichiamo tutti. Intanto ci avviciniamo, no, alle festività in onore di San Nicola del 6 dicembre, che saranno caratterizzate da un evento importante quest'anno. Sì, dalla presenza del patriarca ecumenico Bartolomeo I. Il patriarca, sua santità, sarà qui il giorno 5 di dicembre per la prolusione dell'anno accademico della Facoltà Teologica Pugliese. E poi il 6 sera parteciperà alla messa in onore di San Nicola alle ore 18 in questa basilica. Che cosa ci sarà di diverso, se ci sarà di diverso qualcosa nel culto, no? Nelle festività dedicate a San Nicola quest'anno? Ma di diverso non tanto, perché il copione è quasi sempre lo stesso, non si modifica granché, ma soprattutto la sua presenza, la presenza del patriarca ecumenico, ci conferma nel nostro cammino e soprattutto ci rassicura nella via della comunione. Ecco, è un passaggio, è una conferma che ci viene data, che stiamo camminando verso la comunione attraverso piccoli passi e gesti concreti di accoglienza reciproca. Si è sempre detto, Priore, che soprattutto in grandi momenti di difficoltà quanto sia importante la fede. Che periodo stiamo attraversando? Più o meno la crisi ce la siamo buttata alle spalle, più o meno, però insomma si sta rafforzando la fede della comunità. La fede della comunità c'è, soltanto che questa fede va, come dire, ravvivata, va messa soprattutto alimentata, va alimentata, e che si alimenta attraverso l'esempio dei santi, la testimonianza di coloro che ci hanno preceduto e che hanno intrapreso un cammino di santità. Ecco, lasciandoci coinvolgere dal loro esempio di vita, possiamo anche noi battere con la stessa fede, con la stessa forza, con lo stesso coraggio, il cammino della santità. Anche con nuovi mezzi, no? Visto che si parla tanto di generazione 2.0, ovviamente si parla anche delle nuove sfide del terzo millennio, insomma, ci si adatta. Certamente, si possono sfruttare questi nuovi mezzi anche come supporto alla fede, ecco, nel loro lato positivo, nella loro volenza positiva. I giovani come si approcciano nei confronti della fede?
e i giovani si approcciano con tanta curiosità. Ecco, deve essere da parte nostra, soprattutto da parte dei cristiani, dei credenti convinti, il nostro compito dovrebbe essere quello di fornire una solida testimonianza, in modo tale che essi, vedendo la nostra testimonianza, siano motivati a chiedere spiegazioni, a intraprendere essi stessi il nostro percorso. Soltanto la testimonianza contagia, attira. Mm-hmm. Vogliamo intanto ribadire gli appuntamenti anche per un appello alla cittadinanza che volesse partecipare? Sì, per la festa del 65esimo, quindi ricapitoliamo, il 24 giovedì prossimo, ore 17.30, presentazione del volume di padre Gerardo Cioffari su San Domenico, e ore 20.30, concerto di musica sacra, armonia sacra. Mm-hmm. 25 novembre, ore 18.30, solenne celebrazione eucaristica presieduta dal nostro arcivescovo, Monsignor Francesco Cacucci, con la partecipazione del capitolo metropolitano e della comunità dei frati domenicani della Basilica. Fiore, in chiusura le chiedo di lanciare un appello alla fede, no? Un messaggio anche di speranza a chi ci ascolta. Sì, ecco, San Nicola ci mostra col suo esempio di vita l'esempio dell'accoglienza dell'altro. Lui viene identificato dalla tradizione come il pronto soccorritore, colui che subito va incontro all'altro, che lascia i suoi impegni, le sue avventure, le sue attività per farsi prossimo dell'altro. E questo è l'impegno che dobbiamo trarre anche da San Nicola, il messaggio che vogliamo trarre da lui, lasciarci contagiare dal suo esempio per farci prossimo degli altri, andare incontro ai nostri fratelli bisognosi, ai nostri fratelli che sono nel bisogno, che attraversano un momento di difficoltà, seguendo proprio il suo esempio. È la storia di un uomo nel quale tutti ci possiamo immedesimare. Certamente, certamente, al di là dei credo, al di là delle religioni di appartenenza. Grazie, ringraziamo il priore della Basilica di San Nicola, padre Ciro Capotosto, grazie per essere stato con noi e grazie a voi come sempre per averci seguito. L'appuntamento torna più tardi, arrivederci.